ragazzi possano andare nei loro alloggi, cambiarsi e tornare dai genitori. Siamo tutti cresciuti insieme perché siamo entrati qui come tutti i ragazzi normali che vivono la vita degli adolescenti, invece adesso stiamo uscendo un po' più maturi. Amore, dov'è mio amore? Ti attende? Mio figlio, siamo stati separati per troppo tempo. Metti la mano, una volta qua. Che figo! Non funziona più! Non funziona! Non mi si connette, raga! Non suona più niente! Appena sono arrivati i telefoni, tutta l'amicizia che c'era, tutti i legami che c'erano, sono spariti. Le mie scarpette! Oddio, il pantalone! Ecco qui in giro di pizza, belli, vedi? Occhi! Mi sento bellissima, senza più quelle divise, tutte che non fanno forme, cioè... Ciao! Magliettina, collane, orologi, anelli, domani piercing, sono tamarro io, basta! Adesso William è lui, ha la corazza, che sono i suoi vestiti, cioè sono io. Oh raga, tutti dietro, venite. La classe 1968 è unica. Dentro ho capito che cos'è l'odio e che cos'è l'amicizia. Due cose contrastanti, però spesso vicine. Siamo un casino bellissimo. Odio e amo. Forse ti chiederai come sia possibile. Non so, ma è proprio così e mi tormento. Signori, signorine, è arrivato il momento degli abbracci e dei saluti. Prego. Chissà se il signor Frigerio ed i ragazzi della sua generazione hanno mai sentito parlare del poeta latino Catullo, che già nel primo secolo dopo Cristo aveva capito che l'odio e l'amore sono due facce della stessa medaglia. Le mie compagne tipo Jennifer e Nicole mi hanno davvero insegnato cos'è avere un amico e io non lo sapevo prima. Non piangere. Senti, oh, amica, io ci sono. Al di fuori mi porto più sicurezza perché non ci sono reali nemici nella vita. L'importante è capire che alcune volte non è la persona con cui hai di fronte che è sbagliata. Magari dobbiamo guardare più dentro di noi e capire come prenderla quella persona. Mi raccomando, scrivimi. Alice, amore mio, grazie. Ci vediamo, io te lo piangere. Dirsi addio è triste, è come mollare una parte di sé. Abbiamo litigato ed è come una famiglia alla fine, perché non si può andare tutti d'accordo. Mi hai sputato le cose in faccia, è stata la cosa più bella del mondo, io ti adoro. Io faccio solo questo. Io cercavo da così tanto una persona del genere. Forse Jennifer adesso è un po' più sicura e riuscirà ad alzare un po' di più la voce anche fuori. Spero. È una grande donna, saggia, mi ha insegnato tanto. Non sia forte. Ma no. Cercherò di resistere. Signori, alle vostre spalle lasciate il vostro passato. Davanti a voi avete il futuro. Buona fortuna a tutti voi. Buona fortuna. La classe 1968 ha amato e odiato, ma è nelle difficoltà che si cresce. I collegiali oggi tornano alle loro vite. Non è un presente facile quello che li attende, ma come nel 68 molto è stato cambiato. Anche nel 2019, con comprensione, curiosità ed empatia, i ragazzi possono inventarsi il futuro. Altri ragazzi arriveranno, ma non ci sarà mai più una classe 1968.